Ciao ragazzi e bentornati, io sono Manu e questo è Italy Made Easy. Benvenuti a questo vlog 100% in italiano. Oggi vi vorrei parlare della mia giornata. Perché? Così, per fare qualcosa di diverso. Non è stata una giornata particolarmente interessante, ma perché non parlarne? Allora, oggi è domenica. Mi sono svegliato, come sempre, più o meno verso le 6 stamattina. Faceva molto caldo e c'era molta, molta luce in camera. Perché io non chiudo le tende quando vado a letto. Mi piace svegliarmi con la luce naturale. Mi sono svegliato alle 6 e, invece di fare quello che faccio di solito, e cioè alzarmi e cominciare la giornata, sono rimasto a letto, un po' così, a coccolarmi, per un paio d'ore a guardare degli episodi di una sitcom nuova che è simpatica. Si chiama Unbreakable. In italiano non lo so ancora come si chiama. Ma è una serie così, è una sitcom simpatica, un po' stupida, un po' leggera. Finito di guardare qualche episodio, mi sono alzato, ho fatto un bel caffè, anzi, due, e poi mi sono seduto qui al computer per lavorare un po' al mio lavoro di insegnante all'università, perché avevo degli esami da correggere, avevo dei temi da correggere, quindi ho lavorato un paio d'ore a correggere i compiti. Ho corretto questi compiti di questi studenti, alcuni molto bravi, alcuni un po' meno questa volta. E niente, poi che cosa ho fatto? Ecco, una volta corretti i compiti, sono andato in cucina, ho cucinato un pochino, ho sistemato la casa, ho pulito e poi verso le 2 sono andato al mare, dove mi sono incontrato con due amici, Isabella e Christian. E siamo stati lì al mare, una giornata bellissima, un caldo, un sole, il mare è bellissimo, pulito, c'era anche qualche onda. Io purtroppo non posso ancora nuotare perché la mia costola, questa qui rotta, fa ancora un po' male, aia. Però comunque posso fare il bagno ed è una vittoria per me. E dopo il mare sono tornato a casa. Ho fatto qualche telefonata e adesso, molto tardi, sono le 7 di sera, sto registrando questo vlog per voi. Quindi adesso che cosa manca? Vi saluterò fra poco, farò la trascrizione del video, poi la traduzione, poi lo caricherò su YouTube e metterò i sottotitoli e poi voi lo vedrete. E per favore, commentate! Un saluto, ciao ragazzi! Ragazzi, per non perdere nessuna lezione di italiano, attivate le notifiche. Si fa così. Prima vi iscrivete al canale, poi fate clic sulla campana vicino al bottone rosso e selezionate quest'opzione. Salvate e via! Facile, no?